Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video, sono Bitty871, mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. Ho dei capelli inguardabili, ma ho prenotato il parrucchiere, per cui penso che non la prossima settimana, quella dopo, andrò dal parrucchiere e sicuramente fare i colpi di sole, perché sono più di 3 mesi che non li faccio, e avevo anche una mezza idea di ritagliarli, tipo qua. Ma cosa dite? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Sono molto in dubbio se tagliarli o meno perché è un periodo, cioè ormai sono tipo 3 anni che vado avanti, che quando arriva questa lunghezza mi stufo perché non me li vedo belli e dico vabbè, ciao, prima che diventino lunghi passerà una vita e quindi ci rinuncio e taglio. E devo dire che poi quando mi guardo le foto con i capelli corti mi piace molto perché secondo me il taglio corto fa molto tipo. Il problema è che poi appena superano quella lunghezza e cominciano a diventare così o poco meno, non mi piacciono. Perché io con me nella vita le mezze misure non mi piacciono, per cui o corti, non cortissimi, insomma corti come li ho già avuti, o lunghi. Il problema è che bisogna avere pazienza, cosa che io non ho, di farli crescere. Non lo so, mio marito dice fateli crescere, io invece sarei per tagliarli. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Allora, il video di oggi è un video di una collaborazione, lo dico subito perché secondo me è giusto far presente quando è una DV o quando è un gifted. Questo è un gifted, è un video gifted. Ma sono rimasta veramente piacevolmente colpita da Zaful, che è un brand con cui io forse avevo collaborato già un po' di anni fa, ma onestamente non mi ricordo che cosa avessi preso. Però avevo un ricordo positivo rispetto magari ad altri brand cinesi con cui, o asiatici con cui magari ho collaborato, che arrivano delle sole. Zaful vi dico che bello, bello, mi piace. C'è anche il maglione che indosso adesso, che mi avete già visto su Instagram, e un sacco di ragazze mi hanno chiesto dove hai preso il maglione, dove hai preso il maglione. È suo. E ragazzi, mi è piaciuto un sacco. Cioè, perlomeno quello che vedete in foto vi arriva. Perché io certe volte con alcuni siti vedi una roba, poi ti arriva tutta un'altra, come colore o come forma. Invece loro veramente bravi, bravi Zaful. Allora, il pacco arriva super velocissimamente, ci ha messo circa una settimana. Ogni capo è singolarmente impacchettato all'interno della sua bustina apri-chiudi, quindi che potete anche riutilizzare. Ogni capo ha l'etichetta, non ci sono puzze strane. Io ovviamente quando ricevo i pacchi, ma in generale quando compro qualcosa, caccio tutto in lavatrice. E anche asciugatrice, visto che adesso ho anche l'asciugatrice. No, non è vero, questi non li ho messi in asciugatrice. Li ho appesi direttamente su, ma praticamente tirati fuori dalla lavatrice, erano quasi asciutti. Li ho messi appesi su uno stendino e il giorno dopo erano a posto. Ma belli ragazzi, mi manca ancora un capo da lavare perché avevo paura a metterlo con gli scuri, quindi ho detto. Comunque, allora il primo, poi ve li faccio vedere bene dopo indossati dai in piedi. Il primo è questo maglione, che ha queste maniche un pochino larghe e un pochino lungo. Infatti io questo l'ho preso da mettere con i leggings di Ecopelle, di cui adesso mi sono innamorata, infatti dopo lo vedrete indossato con i leggings di Ecopelle. Mi piaceva questa fantasia con i rombi, fantasia bluette, azzurro e grigio, colori che non sono assolutamente miei, perché io di solito l'azzurro non mi piace, l'azzurro, il bluette no. Però non, allora mi sono basata sul fatto che non voglio più cose nere, perché ne ho tante, e questo mi piaceva. Devo dire che è bello, mi è piaciuto. Io di tutto ho preso una S, quindi sappiatelo. Altro maglione, appunto, ed è l'unico che per il momento non ho ancora lavato, perché avevo paura a lavarlo con le cose scure, ma cioè, ragazzi, è bellissimo. E questo maglione unicorno, arcobaleno, come lo vogliamo chiamare. Il modello è diverso, è un po' più cortino, non crop, una lunghezza normale. Davanti a questa treccia, mentre dietro è liscio. Cioè, ma quanto sono belli i colori! No, vabbè, bellissimo. Cioè, so già che questo quando me lo vedrete, mi direte: Vitti, dove l'hai preso? Bello. La S è una S. Bello, mi piace molto. Adesso ve lo faccio vedere in stato. Poi, questo quando l'ho visto mi ha colpito, mi è piaciuto un sacco. Di questa, allora, di questo ho preso una M, ma secondo me la S non c'era, perché sennò normalmente prendo la S. Ed è questo qua. Anche questo non è da me perché non è un colore mio, ma quando ho visto questo maglione con le nuvolette ho detto no, vabbè, è troppo bello. Quindi è questo maglioncino, questo è appunto un po' crop, quindi un po' largo e un po' corto. Di questo azzurro però comunque bello, un polvere. E poi ho queste nuvolette, cioè. Ma quanto sono belle, troppo belle, quindi bellissima. Poi, allora, è un periodo che sono un po' in fissa con quelle giacchine, come si chiamano, scozzesi,
tipo camicie un po' più spesse e ne cercavo una perché da mettere con sotto il 100 grammi. Ne avevo presa una da Zara, ma poi provata a casa con sotto il 100 grammi. Gli ho detto a mio marito: ti piace? E mi fa: no, sembri o grassa o incinta. E io: grazie, è sempre carino. Per cui alla fine l'ho resa. E effettivamente, cioè, d'inverno, vabbè, sia che siano piumini, che siano giacche, che siano stratificate, è abbastanza un classico sembrare o grasso o incinte, anche se non si è né l'uno né l'altro. Per cui, amen. Quindi me ne sono fregata e ho voluto prendere questa giacca, che è fighissima perché è di pile, cioè... Sì, è tipo pile, ma molto molto spesso, e mi piaceva da morire la fantasia. Io questa l'ho messa ieri per andare in ufficio con sotto il 100 grammi. È bella perché poi rimane un pochino lunga, quindi vi copre tranquillamente il sedere. Anche di questa ho preso una M, non so perché. E comunque vi va benissimo, mi piace un sacco il colore. È ovvio che se voi siete già vestite sotto col maglione, andate ancora a mettere il 100 grammi, andate a mettere ancora sopra quella, l'effetto un po' da omino Michelin c'è, ma chi se ne, cioè siamo tutte così d'inverno. E mi piace molto. Questa è molto calda, a un certo punto per uscire in pausa faceva caldo, c'era il sole, per cui ho messo direttamente questa sul maglione e comunque stavo bene. Quindi questa top, mi è piaciuta. Altra giacchina che ho preso, questa ecco, speravo fosse leggermente più spessa, ma poco male, la utilizzerò poi diciamo tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. Ed è di nuovo una giacca, mi piaceva tantissimo, ma chissà come mai questa volta ero in fissa col blu. Sto notando adesso che ho preso tutto blu-azzurro. Stranissimo ragazzi, veramente strano, perché non sono proprio i colori che normalmente prendo. E niente, però quando l'ho vista me la sono immaginata col nero, tipo sempre con i leggings di pelle, e mi è piaciuta. Secondo me sarebbe stata top, leggermente più spessa e con degli spacchetti qua laterali, secondo me. Però comunque mi piace molto, e anche di questa ho preso una M. No, la ragazza allora ha preso di tutti una M, tranne di quello unicorno che ho preso una S. Bella. Poi bella profumata perché l'ho appunto lavata ieri e quindi è bella profumata. Quindi ragazzi, io vi lascio qua sotto il link dei capi che ho acquistato, cioè che mi hanno omaggiato, e non lo so, ho avuto un'esperienza positiva, quindi ve lo consiglio. E niente, se vi interessa seguirmi anche su Instagram, mi trovate anche lì come con il nickname vitti871, e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao! Scherzavo, ho dimenticato di farvi vedere un accessorio che ho preso sempre da Zaful, e sono questi occhiali da sole, così, perché ne volevo troppo un paio con questa forma, c'erano sia neri che tartarugati. Questi li ho messi già domenica per andare a un pranzo e non lo so, mi piacciono un casino. Ovviamente, insomma, non è che siano, secondo me, filtro super massimo, per cui ecco, non è l'occhiale che indosserei fisso da qua a quest'estate, però se volete, ecco, utilizzarlo magari appunto d'inverno come un accessorio, non è che vi rovinerete la vista a tenerli per un'ora, però appunto volevo anche vedere se questo tipo, tipologia di occhiale come forma mi piaceva, e devo dire appunto questi qua fatti un po' a cat eyes mi piacciono molto. E niente, volevo ancora farvi vedere questo. Ciao!